Quest'anno a Fruit Logistica presentiamo una novità legata a una nuova linea commerciale che abbiamo pensato per le arance rosse di Sicilia, cercando di valorizzare quelli che sono i cloni varietali che sviluppano al loro interno una pigmentazione molto più elevata rispetto ad altri. E quindi quelli che definiamo vecchi cloni risanati sono cloni della tradizione agricola, appunto siciliana, che sono stati ripresi nei nuovi impianti e che hanno proprio questa caratteristica di sviluppare un elevato grado di pigmentazione grazie alla presenza di un elevato livello di antociani. Rispetto a un'arancia rossa che potremmo definire comune, il livello di antociani è circa 4 volte superiore. Questo grazie a delle analisi di laboratorio che abbiamo svolto appunto per renderci conto di quale fosse la reale differenza. Più antociani significa un maggior supporto alle difese immunitarie del nostro organismo e quindi un maggior contributo allo sviluppo delle nostre difese immunitarie sostanzialmente. E la linea l'abbiamo chiamata appunto Extra Rosse. È un marchio commerciale che abbiamo registrato e con il quale ci impegniamo a selezionare quelli che sono appunto i cloni varietali che permetteranno al consumatore di trovare all'interno delle confezioni arance dalla polpa extra rossa e quindi appunto che sviluppa un'elevata concentrazione di antocianine. La linea sarà disponibile dal 10 gennaio circa fino alla fine di marzo o, se le condizioni climatiche lo permettono, anche fino alla metà di aprile. Naturalmente la disponibilità del prodotto è soggetta alla pigmentazione stessa del prodotto. Nel momento in cui il prodotto non pigmenta abbastanza o non raggiunge quel grado di pigmentazione, diciamo, necessario per entrare nella linea delle extra rosse, resterà nella linea delle arance rosse comuni che possiamo trovare sempre dall'inizio del mese di dicembre fino alla fine del mese di aprile più o meno.